Parliamo di mestieri, parliamo di architettura, di architetti. Cosa significa oggi essere un architetto? Architetto è la professione più bella del mondo, dal mio punto di vista. È un lavoro bellissimo perché ti permette di fare delle cose che servano a tanta gente, soprattutto un architetto del pubblico, se posso aggiungere. Io lavoro per la città di Torino da 20 anni e il fatto di lavorare su aree che poi servono a tutti i cittadini, da una parte può essere più difficile perché non hai un solo committente, hai 800.000 committenti, dall'altra parte però è stimolante perché sai che le cose su cui lavori, le cose che progetti serviranno a tanta gente, chi le amerà moltissimo, chi magari avrà delle cose da dire, ma sicuramente i progetti collettivi, non le cose che servono alla collettività, per me sono sempre state un obiettivo anche da quando studiavo, e il fatto di riuscire a realizzare questo è una grossa soddisfazione. Che obiettivi bisogna avere? Che nozioni bisogna possedere? Beh, innanzitutto da quando mi sono laureata io è un po' cambiato il sistema educativo dell'architettura. Ai miei tempi l'architettura era molto ampia, poi era la vita che ti faceva scegliere diversi campi dell'architettura, adesso le specializzazioni ci sono già prima. In realtà credo che poi ognuno debba un po' seguire quella che è la cosa che ama di più fare, e soprattutto anche la fortuna, perché ovviamente è la fortuna che poi nella vita ti fa scegliere delle cose piuttosto che altre. Io ebbi la fortuna di andare a fare uno stage nel 92 a Barcellona, la Barcellona Olimpica, quindi nell'anno delle Olimpiadi, e lì di innamorarmi dello spazio pubblico, della progettazione degli spazi urbani, dei giardini, degli spazi per tutti. E quindi è stata davvero una fortuna poi poter ritornare nella mia città, poter lavorare sugli spazi pubblici, poter lavorare anche per le Olimpiadi, quindi no? L'elemento olimpico si è ripresentato, e avere la fortuna di avere 20 anni dove la città si è molto trasformata. Si è trasformata da quella che era la città industriale a una città di servizi e di verde. Immaginate che Torino in 20 anni ha realizzato più di 250 giardini, dai più piccoli ai più grandi parchi. E quindi davvero tantissime occasioni, ma non bisogna soprattutto mai pensare di essere stanchi, perché vuol dire lavorare spesso giorno e notte, ma quando lo fai con piacere lo fai ugualmente volentieri e non ti stanchi mai. E lavorare per gli altri vuol dire anche provare a immedesimarsi sempre nelle persone per cui le cose che progetti dovranno servire.